Eccoci di nuovo su Buyer's Line. Oggi vediamo come negoziare gli sconti con i fornitori. Consigli pratici per il successo. Vuoi saperne di più? Allora segui il video fino alla fine e supporta il nostro canale. Una delle principali responsabilità dei buyer è quella di tenere sotto controllo i costi di acquisto. Proprio per questo, spesso ci si ritrova a dover negoziare sconti con i fornitori. Ma come farlo? Scopriamo insieme alcuni consigli pratici. Non perdiamo quindi altro tempo. Iniziamo! Negoziazione, non mercanteggio. Prima di vedere nel dettaglio la strategia migliore per richiedere degli sconti, ripassiamo brevemente un fondamentale propedeutico per questo argomento: la differenza tra negoziazione e mercanteggio, tematica che abbiamo già trattato in precedenza. Negoziare è una pratica molto più complessa di quel che si potrebbe pensare. Limitarsi a chiedere uno sconto a mo' di favore non significa negoziare, bensì mercanteggiare. Ma allora, come si fa a chiedere uno sconto al fornitore senza correre il rischio di mercanteggiare? Richiesta di sconto. Cosa fare? Richiedere uno sconto in ambito professionale è meno semplice di quel che si possa pensare. Vediamo quindi quali passi seguire per riuscire a raggiungere l'obiettivo. 1. Prepara il terreno di negoziazione. Quando chiedi uno sconto, di fatto, stai entrando in una fase di negoziazione. Non farti mai trovare impreparato in questa situazione, ma studiala bene. Conosci il fornitore, approfondisci le motivazioni dietro la tua richiesta, stabilisci il tuo obiettivo realistico e cosa potresti offrire in cambio. Decidi quale stile di negoziazione vuoi adottare. 2. Preinforma il fornitore. Spiazzare il fornitore con una richiesta di sconto, magari introducendo la sorpresa durante una riunione in cui l'argomento non era previsto, potrebbe provocare una chiusura dall'altra parte e rendere più difficile il raggiungimento del tuo obiettivo. Informare preventivamente il fornitore riguardo alla tua necessità di ridiscutere il prezzo di uno o più articoli è sicuramente un buon punto di partenza e permette al fornitore stesso di prepararsi mentalmente alla richiesta ed essere più disponibile alla discussione. Dopo aver preinformato il fornitore, potresti organizzare un incontro specifico durante il quale approfondire l'argomento. 3. Incontra il fornitore e fai la tua richiesta. Questa fase è fondamentale, sarà il momento per fare la tua richiesta ed essere convincente. Ecco come fare. Rimarca l'importanza della relazione fra le due aziende. Spiega il motivo dell'incontro, crea empatia, chiedi lo sconto. 4. Riassumere la richiesta in un'email. Con tutta probabilità non raggiungerete un accordo alla prima discussione. Al termine del primo confronto è buona prassi riassumere la richiesta di sconto ed eventuali accordi presi su quelli che saranno i passi seguenti. Da qui in poi sta a te sfruttare tutte le tue capacità negoziali per portare a casa lo sconto che ti eri prefissato. Un ultimo suggerimento. Ricordati di rimanere professionale e cortese, anche se la risposta del fornitore non è quella che speravi. Alzare i toni della conversazione, facendosi prendere dalle emozioni o cercando di far valere la propria posizione di cliente è una tecnica ormai superata. Inoltre, tieni a mente che la tua relazione col fornitore continuerà ad esserci anche al termine di questa trattativa, sia che essa vada a buon fine o meno. È importante dunque mantenere un buon rapporto. Perfetto! Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Speriamo di aver suscitato la tua curiosità su questo argomento e sul mondo del procurement. In ogni caso, facci sapere cosa ne pensi e qual è la tua personale esperienza nei commenti. Se vuoi avere maggiori informazioni, come sempre, ti ricordiamo di visitare il nostro blog e di leggere l'articolo dedicato. Se questo video ti è piaciuto, sostienici con un bel like, iscriviti al nostro canale e per non perderti i prossimi video, attiva le notifiche. Arrivederci e nel frattempo continua a seguire la linea dell'acquisto efficace. Segui Buyer's Line!